Buongiorno, il tutorial di oggi è per Armando e per Andrea. Armando e Andrea non hanno molto in comune perché vengono da città diverse e fanno sport diversi. Armando si sta avvicinando al mondo dell'allenamento a corpo libero, mentre Andrea al mondo della forza combinanziale con gli esercizi classici, quindi stacco, panca, squat, military press. Entrambi però hanno in comune questo, il problema di non riuscire a mantenere la spalla organizzata con il braccio teso e la mano posizionata nel modo corretto. E questo crea un'impossibilità ad entrambi di eseguire alcuni esercizi fondamentali per il proprio sport. Per esempio, Armando non riesce a eseguire una verticale perché gli si piega il braccio, e questo è profondamente sbagliato quando si tratta di verticali o comunque forza di spinta. Mentre Andrea non riesce a mantenere organizzata la parte alta della schiena con il braccio teso, quindi non riesce nel suo deadlift a trasferire correttamente la forza generata dalle anche. Il modo con cui si è creato questo problema dipende sempre dallo stile di vita, quindi dal fatto dello stare a sedere, con posizioni gobbe, gomiti in fuori, polsi storti per il mouse, per la tastiera, perché questo è un po' lo stile di vita che tutti fanno e quindi a qualche livello questo problema ce l'hanno tutti. Non sappiamo adesso quale sia il punto principale, il nodo del problema. Per qualcuno potrebbe essere un indurimento della capsula dell'articolazione della spalla, per qualcun altro potrebbe essere che si sono formate diverse contratture di protezione dietro sulla muscolatura che muove la scapola. Potrebbe essere un problema di rigidità del polso. Fatto sta che la figura finale è sempre questa. Quando proviamo a appoggiare le mani per terra per fare la verticale, invece che avere una figura simile a questa, cioè con la scella del gomito verso avanti, la mano appoggiata sulla parte, sul calcagno della mano e il mantenimento di un arco della mano che serve poi per bilanciare, per fare questi tipi di adattamenti quando siamo in handstand, invece di avere questa figura, la figura classica è questa. E di solito la mano è anche piatta, che adesso faccio anche fatica, cioè mano piatta che equivale a piede piatto, gomito leggermente piegato che anche se sembra teso quando la scella del gomito punta in qualsiasi direzione che non è avanti, in realtà il braccio è piegato, e spalla fuori posizione, enfatizzandolo in questo modo. Questo per quanto riguarda la verticale, mentre per quanto riguarda il posizionamento dello stacco da terra, quando dico ad Andrea braccio teso, lui insacca la scapola, la porta su avvicino all'orecchio, porta tutta la spalla vicino all'orecchio. Quando dico tira giù le spalle, a questo punto il braccio si piega e andiamo avanti così per tutto il tempo, perché c'è questa difficoltà nel controllo, nell'indipendenza, cioè più che l'indipendenza nella capacità di muoversi nel modo corretto di tutti questi segmenti, ovvero di fare questo. E ho pensato a una progressione di esercizi che può aiutare entrambi e che non è molto difficile, in modo tale che si possa fare anche senza attrezzature particolari, quindi ci si possa allenare a casa, perché quando si parla di riacquistare range di movimento e controllo, la parola d'ordine è costanza. Non basta allenarsi una volta a settimana o due quando si viene in palestra, ma è importante farlo tutti i giorni, perché come i problemi che sono originati da una postura corretta, sbagliata, mantenuta per tante ore tutti i giorni, è importante anche che la risoluzione sia adeguatamente valorizzata con una pratica costante e quotidiana tutti i giorni. Non servono le ore, però dedicargli almeno 10-15 minuti al giorno è buona norma, soprattutto per ripulirsi anche dei problemi che man mano si continuano ad avere durante la giornata. Questa prima parte della progressione serve un po' per capire come dovrebbe funzionare l'arto superiore. Ricordiamoci che la gravità è sempre esistita e la nostra capacità di proteggersi da una caduta è prioritaria, quindi anche l'appoggio della mano, se tutto è libero di muoversi come dovrebbe, è naturalmente corretto. Quindi vediamo subito questo e cerchiamo di vedere se voi
ancora avete questa capacità o no. Proviamo a organizzare bene la spalla, quindi spingo e giro, cerco di allungare il più possibile il collo e tenendo la mano morbida provo a buttarmi un po' in avanti. Cerco di non cadere proprio sopra la mano così, perché questo richiederebbe già una capacità di muoversi più elevata. Cerco di cadere in avanti in questa direzione e lascio la mano libera di cadere come vuole. Quindi organizzo bene colonna, spalla e braccio e da così mi butto in avanti. Se tutto va bene, avendo pochissima pressione, non avrò ancora il gomito tirato del tutto, perché c'è bisogno di attivare di più i sensori di pressione caricando per avere il gomito tirato del tutto. Avrò comunque un gomito quasi frontale, un bel arco, perché non ho bisogno di tenere l'equilibrio facendo così, il peso ancora è principalmente sulle mie gambe, e avrò mantenuto il collo lungo. Se la mano vi è atterrata così, vi manca del range di movimento a livello del polso, questo ne prenderemo atto e lo metteremo a posto in un'altra sede. Semplicemente, se dovesse succedere così, sforziamoci di rimetterlo dritto. Adesso i punti cruciali qua sono questi. Allora, le dita non devono stare unite, possiamo anche riorganizzarle volontariamente mettendole più o meno più distanti. Il punto cruciale è il pollice che deve spingere giù e serve per creare stabilità girando, e questa parte qua della mano, il calcagno della mano, come lo chiamo, che dovrà realizzare buona parte del peso. Il pollice spinge giù perché mi serve per fare opposizione per girare. La prima cosa appunto è questa, stare attenti a non essere così, ma essere col braccio teso e girato. Se ce la faccio, bene, se non ce la faccio posso aiutarmi, supponiamo che succeda questo, do la precedenza a caricare la spalla, anche se il braccio mi si è piegato, tenendo gli addominali contratti, altrimenti mi si comprime qualcosa a livello della cassa toracica, e se si piega il braccio cerco di distenderlo e girarlo volontariamente con l'altra mano e cerco di allungarmi, penso di andare in questa direzione con la testa, qui. Se questo mi riesce naturale, riesco a farlo anche senza, facendo forza qui dal pollice, pian piano inizio a caricare. Come faccio? Mi alzo e spingo sempre qui nel calcagno della mano, non spingo qui, spingo qui. Quindi ricado e inizio pian piano a caricare. Sempre se riesco a tenere questo, il mio focus è tutto qui, perché per alzarmi in piedi non è che devo pensare tanto, penso a spingere sul pollice e a mantenere il giro. Qualsiasi volta non riesca, mi fermo, torno un pochino indietro dove ancora riesco, precarico manualmente e spingo giù. Poi posso anche spostare il mio peso leggermente più in qua, leggermente più in qua, ma anche quando vado in questa direzione io sto spingendo da qua e col pollice. Qui, qui, sempre pensando ad allungare qui. Facendolo una mano alla volta ho la possibilità di aiutarmi girando manualmente con l'altra, e questo è un grosso aiuto. Ovviamente va fatto con tutte e due le mani. E questo è il primo step. Adesso vediamo un'applicazione un pochino più avanzata per andare avanti. Questa seconda parte della progressione non ha niente di nuovo, ma è più avanzata. Perché? Perché iniziamo ad aggiungere del carico sulle mani e facciamo anche il tutto con due braccia contemporaneamente. Quindi simulo, prima ottengo la posizione corretta, mani libere di atterrare come dovrebbero, e pian piano anche qui, andando avanti nel tempo, faccio caso che avendolo praticato tanto e pian piano liberando anche il movimento delle capsule, ripristinando lo scivolamento dei tessuti, pian piano atterreranno sempre nel modo più simile a quello corretto, che è con le mani parallele e i pollici che vanno l'uno verso l'altro. Quindi ottengo la posizione corretta, mani libere, e atterro con tutte e due le mani. A questo punto, non potendo spostare le mani, anche le dita non le posso riorganizzare come ho fatto prima, cerco di tenerle così come sono. Inizio a girare pensando sempre a tenere il collo lungo. Se qua c'è troppo carico e non riesco a caricare il collo,
devo tornare indietro a fare lo step prima della progressione. In ogni caso, se succedesse così anche la step precedente, basti vado ancora un po' più indietro e prima o poi trovo il modo di allungare e di stendere il braccio, perché a un certo livello ce la si fa per forza. Ok, qui inizio a caricare, come ho fatto prima, mantenendo il giro. Quando arrivo ad avere la spalla a livello delle nocche delle mani o delle dita, il livello che mi serve è di braccio teso, sia per lo stacco da terra per Andrea che per fare la verticale per Armando, è sufficiente. Mi manca solo la capacità di caricare di più l'arto superiore e vedere se questa figura corretta riesce a tenere anche gli sforzi maggiori, perché se io non ho questa capacità di extraruotare sufficientemente allenata, fin quando il carico è poco, la stabilità che ottengo in questo modo è sufficiente per applicare la forza e quindi la figura rimane inalterata. Se invece non ho capacità di stabilizzazione sufficiente, il corpo cerca in automatico stabilità nell'altro modo che conosce, cioè girando al contrario, e quindi viene a finire questa figura estremamente debole e soprattutto estremamente vulnerabile. Allora, una volta arrivato, inizio a caricare e se arrivo qui, cosa posso fare? Pian piano cerco di assumere la posizione del push-up, cioè della flessione. Pian piano vado indietro con le gambe, lasciando il peso sulla parte esterna della mano e mantenendo il giro. Vado indietro con le gambe, provo a allungarne una. Se da qui ho il gluteo tirato, posso pian piano mettere anche l'altra vicino, mantenere il gluteo tirato e vedere se riesco a stare così ed eventualmente a fare delle flessioni. Se non riesco a stare così, l'opzione fare flessione non deve neanche passarmi per la testa. Fin quando non riesco a stare forte, statico, aggiungere movimento può solo fare danni. Quindi, ricapitoliamo, una volta che le mani sono atterrate, le metto in posizione, scapole sempre basse, collo bello lungo, extra rotazione attiva, addominali tirati, inizio a caricare e pian piano, nel tempo, perché non sarà una cosa dell'oggi al domani, ci vorrà un paio di settimane, penso, o poco più, pian piano cerco di assumere correttamente la posizione del push-up. Quando riesco a fare questo, posso applicarci anche il push-up per fare forza prima sul piano trasversale, prima di ritrovarmi poi in verticale per quanto riguarda Armando, mentre per quanto riguarda Andrea, lo stesso meccanismo, anche se la posizione della scapola poi ha delle leggere differenze, lo stesso meccanismo vale nelle distensioni sulla panca piana. La terza parte della progressione per riuscire ad avere un braccio teso in posizione di handstand prevede un continuo aumento dell'angolo di flessione della spalla fino a poi l'angolo che si deve avere, cioè 180 gradi, in posizione di handstand. Come si fa? Usando la spalliera qua dietro, questo è per Armando più che per Andrea, ma comunque anche se Andrea riuscisse a farlo sarebbe molto buono per la forza della parte alta della schiena, che ricordiamo è quella che deve trasferire tutta l'energia creata dalle anche in movimenti come stacco, come squat, come distensione su panca piana, come military press, insomma è indispensabile anche per i lavori di forza con bilanciere. Da questa posizione di push up inizio a caricare sopraelevando i piedi. Provo qui, se riesco a mantenere l'equilibrio corretto, provo a salire di uno scalino e così via. Man mano che vado su, riesco ad ottenere una posizione, devo anche camminare, riuscirò a ottenere una posizione simile a quella dell'handstand fino ad arrivare proprio alla posizione dell'handstand, prima con l'aiuto di un supporto e poi con l'aiuto solo di equilibrio. Ovviamente questo va fatto in progressione a tutti gli esercizi di compressione attiva che servono per arrivare in handstand senza calzare ma sbilanciandosi dal piede alla mano. Questo tutorial è finito,
per riuscire a rispondere alle vostre domande ho cercato di trovare i caratteri generali del vostro problema e di metterli insieme in un'unica soluzione, anche perché il vostro è un problema di figura, non è un problema sport specifico, e la capacità di organizzare tutto l'arto superiore. Detto questo, sapete a cosa dovete fare attenzione per vedere se quello che state facendo è corretto, perché ve l'ho fatto notare: la posizione delle mani, la spinta del pollice, l'arco della mano deve essere rispettato, la rotazione dell'omero, eccetera. Quindi non affrettate la progressione, un giorno in più e meno di certo non cambierà la vostra carriera sportiva. Fate quello che dovete fare per qualsiasi problema specifico, poi ne parliamo tramite il mio solito contatto info@tranquilibrium.com. E per il momento è tutto, quindi non mi resta che augurarvi buon lavoro!